rete, liberato proprio lo spirito, e lui ha cominciato ad intercettare il pallone, a essere sempre presente nel vivo del gioco, e in questo caso ha calciato con grande potenza tenendo la palla bassa, ma anche il movimento proprio con il corpo per portarsi verso la porta avversaria è stato fatto abbastanza rapidamente, anche per la verità, per la grazia dei difensori dello Scandia, che anche qui sono portati lentissimi proprio nell'andare a chiudere. Ho un attimo di esitazione, pensava di toccare a Cutrone, però visto che c'era lo spazio, ha lasciato partire il destro secco, 6-0.